Buongiorno e bentrovati da Scandal. Corea, Venom. Questo è il primo video di quest'anno, 2015, nuovo anno, chiaramente. Non ci siamo sentiti durante le vacanze invernali proprio perché sia me che voi credo abbiate abusato di cibi, parenti e tutto quello che è il contorno natalizio di ogni Natale, di ogni festività natalizia, chiaramente. Di poco tempo, un sacco di parenti da andare a trovare. Spero un sacco di regali per voi. Beh, non tanti, però. Visto come va, crisi e tutto il resto, va bene anche così. Diciamo che facendo chiacchiere, giusto? Per vedere cosa possiamo fare prossimamente. Adesso è chiaro che sto facendo un numero abbastanza importante di match con i carri e che quindi lascio un po' da parte gli aerei. Ahimè, mi piacciono tantissimo. Venom è uno di quelli che avevo sbloccato, ma che ho imparato a volare dopo che mi hanno ammazzato una decina di volte, 15 volte. Adesso, tutto sommato, sono un pilota sufficiente, quindi vi volevo far vedere più o meno come si pilotava. Venom, che a me piace tantissimo per la sua linea, è comunque è un aereo che è speciale per me. Speciale perché il Vampire io ce l'ho nel cuore. Però non sono mai riuscito a volarlo decentemente, quindi diciamo che il Venom un po' riscatta quella silhouette magnifica del Vampire, che è l'unico jet a portare la skin italiana attualmente, quindi sono contentissimo di poterlo pilotare, ve lo faccio vedere. Al di là del fatto che oggi facciamo Corea col Vampire, però comunque lasciatemi eventualmente nei commenti che cosa possiamo fare nel 2015. Io sinceramente vedo tantissime persone che si iscrivono adesso per riuscire probabilmente a capire qualche cosa sulle battaglie realistiche, che sono quelle un po' meno immediate, ma che non sono difficili e richiedono un hardware relativamente complesso, e dico relativamente proprio perché, secondo il mio punto di vista, un tracker e un joystick assolutamente devono esserci all'interno di una qualsiasi console o PC utilizzato per fare simulator. Quindi che si avvicinano alle realistiche per capire un po' di più come sono perdite di energia, boom and zoomer, energy fighter, tanning fighter, situational awareness, insomma, tutto quello che da un anno trattiamo e che i più vecchi che seguono questo canale conoscono praticamente alla perfezione, di cui io ringrazio davvero anche perché durante le feste abbiamo raggiunto quasi 3.000 iscritti, quindi è veramente una cosa fuori dalle aspettative perché io non pensavo davvero, io pensavo addirittura di fare all'inizio, quando ho aperto questo canale, dei video solo per esclusivamente per la mia squadriglia. Diciamo, a che cazzo vuoi che interessi dei video di War Thunder su come fare a fare qualcosa di che poi non è neanche complesso. Adesso vediamo, qua ci sono dei 15, quindi la battaglia sarà abbastanza intensa, anche perché tutti i nostri jet sono di low era abbastanza bassa, quindi di era 5. Camber è l'unico che, vedete la manovrabilità come manovra bene. Camber è l'unico di era 5 che diciamo ha un battore, però mi pare che sia un 7-7, quindi non è giustificato avere degli 8. Sì, teoricamente potrebbe essere giustificato avere i MiG-15, non quelli bis. Speriamo che non siano bis. Comunque il 28 è andato a fare compagnia ai cavoli nella piantagione coreana. E vi dicevo, magari nei commenti lasciatemi che come possiamo costruire questo canale, come possiamo andare avanti per riuscire a fare qualcosa di buono, anche perché considerate che il tempo a me manca sempre. E quindi quelle poche volte che riesco a volare, un video su 10 viene pubblicabile, non tutti perché non sono un pilota straordinario come tanti di voi. E quindi quel poco che io riesco a fare ve lo comunico. Io, questo non è un canale chiaramente for fun oppure di stronzate varie, su quella 15 mi interessa alquanto. Vediamo chi c'è lì sotto perché chiaramente adesso, infatti 15 è là, molto più importante Seafox della 15. E chiaramente io, vabbè, a parte le risatine, le cazzate, comunque cerco sempre di comunicare qualche cosa, non faccio video per puro spam, quindi ne faccio pochi, spero di riuscire a concentrare un numero importante di informazioni per potervele passare, per riuscire a far sì che la vostra esperienza di volo sia, o di tank comunque, sia, anche considerate che io il tank non ne conosco tanti, vediamo se riusciamo a cuccare quel MiG-9, magari gli faccio uno spread da vicino, niente da fare, nada. Neanche una hit, quindi tenderò a fare contenuti in cui c'è qualcosa da comunicare. Se non c'è niente da comunicare, io mi astengo perché il mondo è pieno di stronzate
da vedere che fanno perdere un sacco di tempo. Io penso di non contribuire, vediamo, a fare... Scusate che parlare e volare è un disastro. Cerco di fare in modo che ci siano dei contenuti, diciamo, tutto sommato comprensibili e che possono aiutare. In caso alternativo lascio perdere. Il Venom è un caccia. Torniamo alla battaglia molto difficile. Adesso qua c'è uno che mi voleva inchiappottaro. Speriamo di non fare in modo di dargli una mano. Quel MiG-9 mi piace. Vediamo se riusciamo a cuccarlo. Mira di merda, cazzo. Roll rate favorisce me, ma lui rompe. Ha fatto una buona rottura in Shrissor. A destra mia io non riesco assolutamente a manovrare a quelle velocità perché è un R8 abbastanza fragile. Comunque voi non ci state capendo un cazzo, io comunque ci sto capendo abbastanza perché grazie un po' alla camera riesco a linkare il primo aereo che è vicino a me. Vedete come sbacchetta alle volte il Venom. È un aereo particolare. Io vi consiglio di farci 2-3 prove sui sovraccarichi strutturali prima di entrare in battaglia vera e propria, perché sennò farete delle figure del cazzo assurde. Tipo me, che ho rotto tipo le ali 10 volte, prima di capire quali erano gli stress a cui era soggetto. Vediamo se quel MiG-9 può favorirmi il primo bersaglio. Adesso vediamo. Ok, nada, no, va bene un cazzo, non va bene un cazzo sta mira. Ok, airbreak, cerchiamo di seguirlo in dogfight. Questa è un aereo per pure dogfight, quindi sbizzarritevi a velocità sotto i 650, 700 così. Wow, right aileron, direi che lui è abbastanza compromesso. Un'altra hit. Diciamo che qua ce lo vogliono stilare adesso che lui va dritto, ma in realtà il nostro amico non riesce a fare altro che darci una kill. Si è beccato l'assist. Grazie amico. So War, io adesso sono per te perché mi accodo, vediamo se riusciamo a fare qualche... Vedete com'è è agile nel rollio, è agile nella virata. Occhio, davvero occhio, non smetterò mai di dirvelo, occhio, sovraccariche strutturali, perché questo aereo è un aereo che porta facilmente alla rottura delle ali. Non si capisce per quale diavolo di motivo viene fuori il Banshee americano. Il Banshee americano gli puoi tirare 19.000 G. Ha delle velocità straordinarie, non romperà mai. Vediamo se riusciamo. Oh, ben picca. Quindi ci favorisce perché diminuisce la distanza. Devo fare un tiro in deflessione. Ok, hit. Tail. A tail, niente. Io spero che non ce lo stirino. Sto maiale. Sta andando giù. Va in vite piatta. Si distrugge. Io penso di avere la prossima kill. Speriamo perché comunque è set a fire. No, non stilatemela maiali. Non stilatemela maiali. Sì. Ok. Anche se gli F80C sono sempre in agguato, non me l'hanno stilato. il 28 set a fire, quindi io non è che me ne frega molto di andare a stilare le kill degli altri. Cercate sempre di essere dei piloti consapevoli delle proprie possibilità, non stilate per piacere, perché sono delle peggio persone, mi fanno incazzare. Io ieri mi sono preso a male di brutto, avevo fatto una bellissima partita con 3 kill e qualcosa, 2 assist, no? Ho dovuto buttarla nel cesso perché mi ero andato in rage totale contro della gente che mi aveva stilato delle kill, e quindi chiaramente l'audio è andato un po' a ramengo. Comunque conto di beccare gli altri, cosa sono, 1 e 2, quindi sono 2 MiG-9, dovrebbe essere 2 MiG-9 a quanto pensavo, anche perché il numero dei MiG-15 era abbastanza limitato, penso che si limitasse alla presenza del numero dei Venom dalla nostra parte. Il matchmaking, a parte il fatto che io il giorno che io farò una cena, quando cena tutti insieme, facciamo una bella pizzata tutti insieme, quando licenzieranno il tipo del matchmaking della Gaijin, io sono il primo a dire: guardate, questo è un personaggio da cui guardarsi, a peggio fail del direttore creò Diablo 3. Il manager che creò Diablo, io non ricordo neanche più come cazzo si chiamava quel tipo lì, guarda, lol. Io mi ricordo il suo profilo Twitter che si chiama Angry Robotic, una roba del genere. E quel tipo, eccoli là, quel tipo rovinò totalmente il progetto della Blizzard del Diablo 3, adesso è diventato probabilmente un gioco giocabile, perlomeno mi dicono così dalla regia. Allora, MiG-9 lo lasciamo stare, quello lì potrebbe romperci i coglioni successivamente se decollerà, quindi adesso facciamo in modo che
quel tipo lì vada fuori. Oh cazzo, ci hanno preso. Io ho perso. No, non ho perso assolutamente nulla. Lui ha avuto una fortuna sfacciata perché è riuscito a sparire e riprendere la testa della pista d'atterraggio prima che io lo shottassi, maledetto lui. So che è un comportamento che fa un po' rompere i coglioni, quello di andare a shottare la gente su, però lo fanno con me, a me non me ne frega un cazzo di farlo con gli altri, quindi. Adesso vediamo di distruggere questo qua, poi con l'energia accumulata, anche perché sono quasi oltre i 900. Pim, ciao bello, see you, babà. E poi andiamo a cuccarci quell'altro malvivente là, che è chiaramente attorniato dagli F-80C, perché ormai essendo l'ultimo. Ok, lui è su. Ok, in semistallo. Ok, l'ho colpito. Vediamo dov'è. Sta andando giù in vite piatta. L'ho colpito bene. Sta andando giù in vite piatta. Speriamo di riuscire a mettere a segno un'altra hit. È in vite piatta questo povero MiG. Grazie a una hit, probabilmente. No, shutdown. Shutdown by P80. No, sì. Shutdown by P80. Quindi, enemy kill assist. E chiudiamo con il nostro Banshee fumante. Guardate che linea è spettacolare. È uno degli aerei più belli, davvero. Spettacolare, io lo adoro. E ci vuole un po', ci vuole un po', non è immediato, ci vuole un po' a pilotarlo bene. Io vi consiglio davvero di fare un po' di pratica prima di mettervi in partita, perché davvero è qualcosa, cioè un aereo che è molto soggetto ai sovraccarichi sulle ali, quindi vi ritroverete durante le virate ad alta velocità, anche perché è molto facile che la prenda l'alta velocità, quindi. Dopodiché l'ala larga un po' particolare sarà la vostra rovina. E questi schermi di ricaricamento in cui i Panther li prendono sempre mi fanno molto piacere, poi rispecchiano un po' la realtà degli ultimi tempi, ma questo non vuole essere una polemica perché ne farò un'altra, quindi engine, no, non sono riuscito a non sono riuscito a prenderlo, peccato, per pochissimo. Va bene, anche per questa volta è tutto, guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima. Ciao!